Noi abbiamo raccolto nel 2015 tutta una serie di adesioni, siamo arrivati a 500 adesioni sostanzialmente, abbiamo presentato il nostro atto di citazione davanti al Tribunale di Palermo, che è il tribunale competente per questa class action, e abbiamo avuto fissata l'udienza che è ora il 10 di aprile del 2019. Il Tribunale di Palermo deve decidere in questo momento l'ammissibilità dell'azione, cioè che non sia manifestamente infondata, che noi siamo adeguati a rappresentare i consumatori e che ci sia effettivamente una lesione di un diritto omogeneo dei consumatori. Nel caso di specie il diritto omogeneo è che sono rimasti senza acqua 100.000 persone nella città di Messina per la rottura dell'acquedotto del fiume.